Stella. Questi tre appuntamenti che l'amministrazione comunale di San Giovanni su Verge ha voluto, facendo rientrare dopo 2 anni le associazioni che avevano organizzato la Fiera del Libro. In questo ringraziamo la nuova amministrazione comunale, anche l'assessore alla cultura, il sindaco e tutta la giunta per averci dato fiducia in questa organizzazione. Sotto una nuova stella nasce proprio per questo, che speriamo che San Giovanni rinasca davvero, ne abbiamo necessità e siamo certi che questa nuova amministrazione ci darà soddisfazioni. Io ringrazio le associazioni che hanno partecipato, che sono oltre a Suergio le Città Invisibili e chiaramente San Rio de Fainas. Sono contento che è nata una nuova associazione San Giovanni, che è composta esclusivamente da giovani. Finalmente tutti si lamentavano che a San Giovanni i giovani non facevano nulla, che non si preoccupavano di portare avanti niente. Sono contento che c'è una nuova associazione con delle idee. Piano piano cresceranno, perché giustamente, come dicevamo con Cristian, nessuno nasce imparato e quindi dovranno fare anche loro la loro gavetta, ma i presupposti ci sono perché finalmente a San Giovanni ci sia un nuovo giorno. Vorrei che Cristian dicesse 2 parole proprio per quanto riguarda la sua nuova associazione e per il loro intervento oggi. Buonasera a tutti, no, io voglio semplicemente ringraziare Claudio, voglio ringraziare Claudio perché ci ha coinvolto in questa nell'organizzazione di questi eventi, queste 3 serate. Come ha detto lui, questa è la seconda, già la prima è stata un successo, credo che anche questa lo sarà. Voglio ringraziarlo perché lui ci ha coinvolto nell'organizzazione di eventi culturali. Gli eventi culturali sono quelli di cui necessita non solo San Giovanni, in generale è necessaria la cultura, ne abbiamo bisogno, fa crescere la comunità. E a noi fa piacere e siamo onorati di partecipare con Claudio per l'organizzazione di questi eventi. La nostra associazione più o meno la conoscete, per chi non la conosce è un'associazione che è nata da poco meno di un anno. Ci piacerebbe coinvolgere più gente possibile. L'associazione è aperta a tutti, per cui chi volesse può tranquillamente contattarci, venire a iscriversi. Abbiamo anche il nostro sito www.fainas.it, dove potete anche inviarci degli articoli che pubblicheremo senza nessun problema. Grazie per aver anche accettato l'invito di questa sera, speriamo che possiate passare una bella serata. Grazie. Bene, io ringrazio Cristian, sicuramente organizzeremo delle belle cose a San Giovanni. Come secondo appuntamento, il primo abbiamo avuto Segno d'Atena con i bambini, quindi abbiamo accontentato un pubblico molto giovane, poi abbiamo deciso il secondo appuntamento di accontentare gli amanti della musica di qualità, della musica di un certo livello, della musica anche di nicchia se vogliamo, ma di musica vera e non del solito strombazzamento che sentiamo in giro. Diciamo che sono stato invitato qualche anno fa a Perfugas per inaugurare un festival jazz e lì ho avuto l'occasione di incontrare degli amici, un piccolo paese del Sassarese dove c'è un ambiente molto caldo, molto caloroso e dove ho incontrato degli amici con cui sono sempre in contatto. E ho incontrato anche l'artista di oggi, che è anche un direttore artistico. È stato eletto miglior chitarrista emergente dell'anno 2010 alla convention annuale dell'Ethics Daily Guitar Players Association Italy, da una giuria di esperti del calibro di John Doan, Rainer Falk Austria, François Shortino della Francia. È stato selezionato a partecipare come unico rappresentante italiano alla rassegna mondiale di chitarra di Issoudun in Francia, vincitore del concorso italiano Chitarre 2010, grazie al quale un suo brano sarà incluso nella compilation della Notte delle Chitarre. Band in cui militano icone italiane della chitarra come Alberto Radius, Cesario, Ricky Portera, chitarrista di Lucio Dalla, Maurizio Solieri. Ha inciso 5 dischi, è il suo primo album da solista. È coautore della colonna sonora dello spot televisivo Pubblicità Progresso 2008 in onda sulle reti Mediaset, partecipa a Festival Jazz, è stato da poco, ha fatto alcune date anche a Carloforte, è direttore artistico del Peifu Jazz di Perfugas,
Dal 2003 al 2010 è stato vice direttore e docente della Scuola Civica di Musica Sonos di Sassari e direttore artistico dei festival Peifu Jazz e Mille Unuraghe 2009. Allora, lui ha una tecnica particolare come suona, è il finger picking style, vi renderete conto oggi che musicista abbiamo portato a San Giovanni. Lui non solo è venuto perché voleva la piazza di San Giovanni, ma ci ha portato anche un regalo che vedrete a metà serata e poi lui vi introdurrà, perché è accompagnato da un'altra persona. Io sono onorato di portare a San Giovanni su Ergiu Gavino Locche. Thank you.